Pronto? Signora, buonasera, sono Sommese, chiamo dall'Istituto di Agostini di Novara. La chiamo per il corso d'inglese di Marianna Figuranza. Noi abbiamo rilevato la società che aveva venduto il corso a sua figlia. Sì, dite. Ecco, signora, dunque praticamente manca un pagamento di 157 euro. Ma voi forse non siete buoni a capo. Io già pagato tutte cose, non ho avuto neanche niente proprio, neanche un libro, neanche una cassetta. Ho pagato, ho ringraziato e non ho avuto neanche un cazzo. Scusate lo termine, perché io metto admissione all'avvocato e mi faccio telefonare all'avvocato, perché io non ho avuto niente, né un viaggio, né libri, né disco, non ha avuto niente. Ho ringraziato, ma hai da pigliare 500 euro a me, 50, ma un cazzo non mi ricordo. Perciò non mi dare la parola più, perché sto anche nera. Se si mi capito. Ah. Signora, ma si calmi, però... Ma... Luca, ho come l'impressione che si sia un po' arrabbiata o sbaglio? No, dico, adesso andiamo un attimo. Ha fatto un monologo, hai capito? Cioè io non sono stato camice di dire una parola. Signora, sono un po' arrabbiata. Pronto? Signora, chiedo scusa, ma mi ha urlato. Azienda, non mi sfuttite, basta! Signor... Madonna santa, ragazzi, ma oggi che bel venerdì, devo dire, tanto complimenti veramente. Pronto? Ma che succede, signora? A me dispiace che la signora si arrabbi così, ma io non ho detto niente, non ho aperto bocca. Ma è uno scherzo. Ma no, ma se me la passa, signorina, per favore, abbia pazienza, io sto lavorando, se me la passa un attimo, cioè io non lo so. Ma è uno scherzo. Signorina, me la passa per cortesia, sto lavorando. Ah, proprio perché sta lavorando. E allora, mi passi un attimo la signora, per cortesia. È inutile che richiamate di nuovo se state lavorando. Sì, no? Invece io devo chiarire con la signora. Mi passa per favore la signora. Va bene, la passo subito. Ha detto che doveva scendere, che aveva da fare. E perde a tempo al telefono come? Scenda, deve scendere, vada. Ma che cosa deve scendere? No, la signorina di prima, non lei. Sì, dite. Ecco, ma io non voglio che lei si arrabbi, perché non è nostro interesse far arrabbiare un cliente. Se lei... No, ma io non sono proprio cliente, a voi, ma a me mi ha rubato solo il denaro. Ma lei come ci ha pagato 500 e dispari euro? Non è cliente, lei è cliente, il cliente ha sempre... Ma cliente che ha cliente, ha dato pure una roba. E beh, lei l'ha giunto. L'ho chiamato per questo, ma se lei mi fa dire una parola, mi aggredisce, non mi fa dire nulla. No, è perché lei ha detto che ha generato 150 euro. No, 149. 149 euro, io non ve voglio da. Non voglio niente. No, non vuole niente più, non vuole neanche pagare. Ah, non voglio niente, non voglio niente, perché ho pagato fino all'ultimo centesimo. Va bene, allora glielo regalo. Io telefono all'avvocato, no, aspetti un attimo. Zico. Non c'è necessità. Guardi, signora, allora facciamo così. Queste lezioni d'inglese. Ripeta con me. The pen is on the table. Non voglio ripetere niente, perché non faccio l'inglese, sono ignorante. E glielo insegno io. No, non voglio essere insegnato, perché no, se non vale, ma tenga. Luca, ma vuoi parlare un poco tu con la zia? Luca. Ci sei cascato, sciocchino. Ci sei cascato, stupidino. Ci sei cascato, esci da te. Di 157 euro. Io già pagato tutto, se avuto neanche niente proprio, neanche un libro, niente. Ho pagato, ho